Ciao ragazzi e benvenuti a Casa Cisolla. Ringraziamo Credenbank, main sponsor di Lega Pallavolo Serie A, che ci accompagnerà in questo nostro nuovo progetto. Qui accanto a me c'è Tommy di Problemi di Volley, che mi darà una mano ad accogliere i nostri ospiti e riporterà la voce pallavolistica del web. Grazie Ciso, ciao a tutti. Abbiamo foto, abbiamo video, il meglio e il peggio della pallavolo. Iniziamo spiegando che cos'è Casa Cisolla. Ma Casa Cisolla sostanzialmente è una chiacchierata informale fra amici, fra sportivi, atleti, pallavolisti e non solo, con i quali abbiamo condiviso tante avventure sportive. Cercheremo di sviscerare un po' di più le emozioni, il backstage di tanti avvenimenti, appuntamenti importanti, e cercheremo di conoscere un po' meglio questi grandi campioni. Oggi iniziamo subito con il botto, un ospite di altissimo livello con il quale condivido almeno un paio di cosette. Ex capitano della nazionale, medaglia d'argento alle Olimpiadi ed è un ragazzo con il quale mi sarebbe sinceramente piaciuto condividere lo spogliatoio, perché mi ha sempre fatto una bellissima impressione. È un piacere per me dare il benvenuto a Simone Buti. Ciao Ciso. Ciao Simo. Ciao. Piacere, sì. Benvenuto. Piacere mica tanto, benvenuto. Piacere mio essere qua. Ci conoscevamo già. Eh sì, da anni. Anche tu, Simo, hai smesso di giocare, dal mio punto di vista, abbastanza presto. Come mai hai preso questa decisione? Questa cosa ti manca, e se ti manca come la stai compensando? Come stai sfogando il lato agonistico che di sicuro c'è stato in te nella tua carriera? Sono state un po' due le cause. La prima è che comunque non sono fortunato come te, come fisico. Tu si vede, siamo un fisico da Superman. Io invece avevo qualche problemino di schiena, insomma, abbastanza importante, che negli ultimi anni, specie dopo l'Olimpiade, mi faceva faticare non poco. Andavo in palestra, anche se venivo gestito in un certo modo, però era diventato un peso, era diventato, cioè non mi divertivo, ecco. E andare in palestra e non divertirsi, quando uno vive di sport, comincia a diventare pesante. E un po' questo, un po' il fatto che lì dove ho finito, ovvero a Monza, nel vero volley, mi è stato proposto anche di entrare in società comunque con un ruolo importante, perché ambassador e poi lavoro nell'ufficio marketing, però diciamo che era arrivato il momento giusto, dai. E come riesci a sfogare l'adrenalina nel reparto marketing ufficio? Diciamo che mi do altri sport, per fortuna adesso, ecco. Da quando ho smesso, però purtroppo non sono buono e quindi prendo solo batoste e basta, quello. Simone, oggi siamo qui anche grazie a Credenbank, che ci dà la possibilità di fare questa chiacchierata e di passare, almeno dal mio punto di vista, questi minuti di benessere, di felicità, perché comunque per me parlare di pallavolo, rivivere assieme a te queste esperienze, queste emozioni, è una cosa molto molto piacevole. Dove ti vedi più sereno, dove ti senti più felice, insomma? Io sia quando giocavo a pallavolo, ancora ero in attività, ma anche adesso, quando voglio un po' ricaricare le batterie, mi piace immergermi nel verde, e c'è un posto che io amo particolarmente, è a casa dei miei nonni. Loro stanno in collina, hanno una cascina in mezzo al verde, e anche quando giocavo, dopo una brutta sconfitta, dopo magari un giorno no, una giornata giù, e subito si respira aria, per me aria diversa, aria insomma che mi fa ricaricare le batterie e mi fa ripartire poi al 120%. A proposito di star bene e mangiar bene, abbiamo una sorpresa per voi. Abbiamo portato tre diversi stuzzichini di tre livelli di piccantezza. Cominciamo con il più leggero e poi andiamo a salire. Allora, Simo, qui parliamo di ospitalità e sai che in Casa Cisolla non ti lasciamo senza niente, quindi cominciamo con l'assaggio un po' sadico probabilmente, ma qui c'è il lato web che viene fuori. Dai, allora, andiamo assieme. Andiamo col primo. Io sarà che sono abituato all'anduia, però qua sento il poco piccante, devo essere sincero. No, neanche, dai, qui sei stato buono, almeno. Beh, il primo... È il primo. Sei stato buonissimo, ecco qua. Allora, vado con la domanda. Sei ad un bivio,
hai due opzioni. Hai la possibilità, da una parte, di ritornare a inizio carriera, però con il sapere e con l'esperienza che hai oggi, o dall'altra parte vinci 1 milione di euro. Cosa scegli? Cavolo! forse tornerei, non lo so, tornerei forse indietro, perché riaffrontare una carriera con magari con l'esperienza di adesso, forse me la vivrei in alcuni aspetti anche in maniera migliore. Direi che è giunto il momento di salire di gradazione. Vamo col secondo. Se sono stato troppo buono, il terzo lo. Il primo sì. Il terzo lo pompiamo un po'. Ma perché c'è tanto pane? Hai ragione. Mi è partita una capsula. Per me è molto leggero. Sì, ma adesso tocchiamo un argomento un po' scottante nel rapporto con i compagni di squadra: il ruolo del palleggiatore. Che tipo di rapporto hai avuto tu con tutti i palleggiatori, se ce n'è stato uno in particolare che ti è rimasto impresso o per caratteristiche tecniche o per caratteristiche caratteriali? Ho avuto la fortuna di giocare con tanti palleggiatori forti. Non mi sentirei di farti un nome in particolare, però te ne faccio due, guarda, che sono un po' diciamo due tra i più importanti del mondo, De Cecco e Giannelli, e ti dico due caratteristiche diverse l'uno dall'altro. De Cecco, vabbè, l'estrosità, magari ti sparava i primi tempi dalle 7, da qualsiasi posizione, e Giannelli proprio questo discorso di testa, di magari servire il compagno che in quel momento ha bisogno di schiacciartene in partita tutti, però è una cosa che mi ha sempre colpito tanto, anche in riferimento alla sua giovane età. Beh, direi che è il momento di salire ulteriormente di gradazione. Del terzo assaggio, speriamo bene. Un pochino si sente qua, dai. Per me è già troppo. Vai, vai. Guarda lui come è rilassato. Un pochino si sente qua, sì. Un pochino si sente. Quant'è che hai giocato in Calabria? Un anno, ma mi è bastato, dai, mi è bastato. È bastato. Vorremmo mostrarvi una speciale selezione di giocate da tutto il mondo, scelte appositamente per voi dalla community di Problemi di Volley. Se ce la facciamo. Cominciamo dalla Serie B italiana. Questo video è uno dei miei preferiti, ed è clamoroso. Questo recupero qua, del centrale. Oddio. Mi sono informato. L'arbitro è vivo. È già questo, perché ha fatto un bel volo. Posso dire la mia? Dilla. Secondo me quell'arbitro lì aveva fischiato male e lui ha detto: guarda, ho l'occasione giusta per buttarlo giù. Sì, sono d'accordo. È andato prima sul seggiolone dell'arbitro che sulla palla. Esatto, perché questo, secondo me è così. Questo invece è un bel raddoppio muro. Questo è un bel raddoppio muro di Boye e Ngapé. Poi dicono che la pallavolo non è uno sport pericoloso. Guarda cosa, il contatto fisico, guarda. A me non è mai successo questo, perché cioè, almeno io ero quello sotto, sicuro, tante volte, ma quello sopra non sono mai stato. Questa era una challenge, io gioco in casa, di quelle, diciamo così, meno riuscite. Anche in questo caso. Diamo la colpa al Covid, dai, esatto. Mettiamola così. Anche in questo caso la bimba non si è fatto niente, ha pubblicato lei stessa il video. Assurgendo a gloria eterna. Mi sa che con questo Covid e con questo lockdown parecchi quadri, specchi sono partiti nelle case italiane e del mondo, mi sa. Ora in conclusione vi sottoponiamo una serie di domande che ci hanno inviato i nostri follower, quindi raccolte dalla community di Problemi di Volley. Abbiamo ovviamente selezionato le migliori, tra virgolette, o le più bizzarre. Leggetele voi stesse e poi rispondete senza filtro. Parto io. Massimo, inizia tu. Un compagno di squadra da avere a fianco durante una zuffa sotto rete. Beh, il buon Ivan Zaitsev, insomma, che, insomma, incute paura solo a vederlo, quindi così, come di primo nome mi viene lui sicuro. Vado io. Vai. Ma quanto la picchiava forte il mastro? Decisamente tanto, mettiamola così, dai.
Era un bel picchiatore. Se avessi 100 tentativi, sapresti fare canestro da metà campo? Allora, qui c'è un aneddoto da raccontare. Un'annata mi era proprio capitato, purtroppo non ha visto nessuno perché era un po' di quei momenti, no, durante un allenamento quando no, si sta guardando in giro per capire l'esercizio. Io avevo questo pallone, ho fatto così da oltre metà campo e il pallone è andato dentro il canestro, peccato che non l'ha visto nessuno e quindi praticamente... Non vale. Sì. Qual è l'aspetto peggiore di essere un pallavolista? Un aspetto molto brutto sono le trasferte in aereo con i voli di linea, perché tendenzialmente siamo molto alti e specialmente d'estate in nazionale ne prendi un sacco ed è un momento onestamente brutto, insomma stare delle ore rannicchiati non è mai un piacere. Cosa un compagno di squadra può dire o fare per farsi immediatamente odiare? A me piaceva quando volevo fare incavolare l'attaccante, insomma, dall'altra parte, magari prendevo un muro in allenamento, poi andavo dall'altra parte della rete e facevo il segno per terra. E questo faceva abbastanza incavolare. Confermo, da molto fastidio. Se qualcuno avesse scautizzato ogni aspetto della tua vita, quale statistica vorresti vedere? Questa te l'ha fatto un allenatore, questa qui, eh. Mi piacerebbe sapere quanti chilometri ho percorso in carriera. Come questo... Indiana Jones, non sono gli anni, sono i chilometri. I chilometri, sì, beh, ovvio, gli anni ormai non li conto più. Ah, ce ne ho ancora due, guarda, una. No, sono tutte tue. Vai, sono tutte tue. Preferiresti guardare A, solo le partite che hai giocato per il resto della tua vita, B, solo le partite di prima divisione per il resto della tua vita? Cavolo, questo è tosto. Perché in entrambi i casi direi che palle. Vabbè, questa è... cado in piedi, perché qual è stato il muro più soddisfacente della tua vita? E sicuramente l'ultimo muro della semifinale olimpica. Sicuramente quello è il muro più bello che ho fatto, ecco. Grazie davvero, Simo, per averci tenuto compagnia. Grazie a voi. Grazie anche da parte mia ad essere... venuto a trovarmi in casa Cisolla, è stato un piacere enorme rivivere queste emozioni con te tramite le tue esperienze, quindi grazie mille e in bocca al lupo per tutto. No, grazie a voi, è stato un piacere essere qua e parlare un po' anche con voi delle nostre esperienze e alla prossima a questo punto.